perché questo lockdown poi alla fine, questo fermo ha colpito sicuramente le fasce più fragili, che sono poi i bambini dei quali ci occupiamo noi, no? Di quali ci siamo occupati anche insieme, che sono bambini che vivono in contesti difficili, bambini che hanno pochi fattori protettivi, e lo sport in questo senso è uno strumento straordinario perché veramente aiuta ad attivare questi fattori protettivi. No? Resilienza forse è un termine ormai abusato, ma è un termine molto importante da considerare nella vita non solo dei bambini, anche di noi, perché è un processo che va riattivato sempre nella vita, quello della resilienza. No? Noi dobbiamo trovare il modo non di negare le difficoltà, ma di saperle affrontare, no? Cioè saper affrontare gli ostacoli è la cosa più importante. E lo sport è un grandissimo generatore di emozioni. E nelle emozioni noi lavoriamo, e su queste emozioni noi cerchiamo di trasformare quello che magari sono dei vissuti negativi.